Tutto Già rido mio. perché sono Attenzione. curioso. Aspetta che te lo faccio partire dall'inizio, Fede. Vai, vai. Ah. In questo video tenterò di spiegarvi come andare più veloci. Che cosa significa andare più veloce? Con la pennata alternata, con il legato, con lo sweep, sul fraseggio, sul tapping. Ci sono tante tante tecniche. Sullo string skipping, sul cross string tapping, sul pitch axis, rake, tante cose. Per cui cercherò di programmare la cosa in maniera tale che facendo questa videocassetta 2 volte alla settimana, cioè prima ve la imparate bene bene, no? Dunque ci vorrà un bel periodo di tempo per impararvi tutte le cose, ma secondo me, in un mio diagramma personale, facendo poi tutti gli esercizi di continuo 2 volte alla settimana, attraverso il tempo sicuramente diventerete mostruosi, quale c'è dubbio. Se Diverenterete. voi lo fate bene, voi siete già bravi. Non c'è dubbio. Poi per la spiegazione analitica, per lo studio dell'armonia, per lo studio delle scale, i modi, eccetera, eccetera, lì chiaramente questo video non lo spiegherà. In questo video. Ecco, volevo un tuo punto di vista su Richard Benson, ecco così. Vabbè, Richard Benson, cioè, veramente è una leggenda, ci sono delle, è un mistero, ci sono delle cose su cui ancora non si sanno. Beh, devo imparare da lui la comunicazione. A parte tutti questi 300.000 nomi di tecniche Sì, che americane. qualcuna io me la sono persa, tipo Sì, il le pitch prime le axis. conoscevo, poi si è un po' perso Rick Pick, allora ho detto, vabbè, trick and ballack, non so. Sono un po' perso anch'io, esatto. No, ma poi, vabbè, lui è fenomenale. Quello che mi ha colpito dopo quello che diceva era la parrucca, era il capello. Capito? La colata così, Faceva il capello. amianto. Però, sai, è difficile parlare di questi personaggi perché sono quei personaggi che o li ami o li odi o ci ridi. Tutti noi, come dire, abbiamo un trascorso Richard Benson dentro Sì, di noi. sì, Se sì, sì. avevi un aneddoto legato a. Ma mi ricordo che cercando, sai, che cioè, tutti abbiamo avuto quel periodo metal, Yngwie Malmsteen, Steve Vai, Joe Satriani, quando ti prende quel trip, Sì. no? Ti fai quel viaggio che vuoi diventare, non so, più un palestrato che un chitarrista. Sì, esatto, E esattamente. quindi fra questi download mi era capitato di, non so, in qualche modo ero venuto in contatto con questo Richard Benson, che tra l'altro Benson, cioè inizialmente io lo prendevo Pensavi strasimile. fosse parente dell'altro Benson. No, 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 però inizialmente mi sembrava uno straserio, cioè sai come si presenta, tu dici, vabbè, ma questo qui è una leggenda, cioè, Sì, esatto. Cioè, dove è già da come cresciuto, cioè, parla, dici, cazzo, sì, cioè. ti sembra un po' come le tartarughe ninja, non so, è uscito da qualche parte, cioè, non lo so, ha bevuto una pozione, non so. Sì. Da dove arriva? Cioè, da un pianeta, da una galassia. Cioè, magari è un supereroe, capito? Non lo Certo, sai. è un Marvel Cioè, e vivente. quindi inizialmente, insomma, avevo visto dei video che lui spiegava, soprattutto lui si soffermava sulla tecnica e su queste cose che appunto Rick, trick, La prick. tecnica del pick fall, insomma. Competente, Cioè inizialmente mi sembrava una persona comunque preparata, no? Cioè certo. non capivo mai da chi avesse studiato, lui citava sempre questi, non capivo se era americano, se faceva finta di esserlo. Sembrava che lui conoscesse Steve Vai, tutti i grandi chitarristi, cioè non so, avevo questa, lui dava questa impressione, poi non lo so, non lo conosco. Nel mondo Guarda, chitarristico è, sì, cioè, veramente una è leggenda, no? Cioè. E sì. Poi allora. dopo, invece dopo anni, ho visto che poi anche lui, come il citato maestro Domenico Bini, è diventato anche lui, Benson, una, come dire, una star, non so, del web, un po' una star controversa, no? Un po' del trash. Del trash, ecco, quindi da lì poi mi sono detto, cavoli, ma allora chi è? Cioè, non ho mai, quello che ti posso dire, magari tu lo sai meglio di me, non ho mai capito chi fosse, cioè, Sì, come anche dove Domenico finisce una Bini, cosa, dove no? Cioè, comincia non l'altra, capisci dice. chi sono veramente, se Certo. sono stati, come dire, se veramente sapevano quello che dicevano, se sono stati solo, vabbè, Domenico Bini, insomma, ho visto i video, è palese. Di Benson, invece. Anche perché Benson, questa cosa mi ricordo, che lui appare ad esempio anche in un film di Carlo Verdone. Come no? Ma l'hai Non so detto il se hai giorno che ti ho presente. incontrato, come no? Come Che lui appare, c'è cioè, quel momento. Quindi comunque è no? Sì, ma stata lui una aveva fatto figura. delle robe anche in TV con Renzo Arbore agli inizi della sua carriera. Parlava di rock, parlava di metal, parlava di. Cioè, no, in quegli anni lì non c'era nessuno che faceva quella roba lì, no? No, Però infatti, poi infatti. dopo, come giustamente dici tu, poi dopo cosa è successo poi in mezzo? Cioè. Bisogna anche, come dire, ringraziarlo per quello che lui ha fatto, perché probabilmente, come dicevi anche tu, probabilmente non c'è stato mai nessuno in Italia, cioè,
dico nel periodo come dici te, in quel periodo, cioè forse è stato il primo che ha incominciato a voler portare Sì, quell'idea di rock, pur insomma, nelle glam, eccentricità, metal. nel adesso noi poi ci si ride sempre perché lui poi ha delle uscite veramente geniali, Certo. però nell'eccentricità, in tutto quanto, effettivamente, come dici giustamente, ha portato avanti comunque un discorso chitarristico che in Italia non c'era.